Dallo Show Garden in collegamento il nostro duo preferito, Italia Pellino e Roberto Sisi. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao Maria Stella, buongiorno a tutti voi! Allora, quest'oggi Roberto parliamo della cura dei gerani. Sì Maria Stella, oggi parliamo proprio di Pelargonium, che è comunemente chiamato geranio, che è una pianta perenne dell'Africa meridionale. Praticamente appartiene alla famiglia delle geraniacee ed è, per dire, le specie più conosciute, Maria Stella, sono tre, posso dirti. Comunemente chiamato geranio zonale, geranio parigino o geranio edera. Loro sono, Maria Stella, i re indiscussi dei nostri terrazzi e dei nostri balconi, praticamente solo per due semplicissimi motivi. Perché sono di facile coltivazione e poi ci offrono una grande quantità di fiori, ecco che sono in maggioranza usati da noi quasi tutti nei nostri balconi o terrazzi. Allora, ti posso dire questo, Roberto, quindi sì, sono molto colorati, poi dopo parliamo anche delle varietà un pochino più particolari. Ti posso dire questo, allora, questo fiore normalmente viene attribuito che è di stupidità e di follia. Senti un po' stamattina che cosa il geranio ci dice. E, però nello stesso tempo praticamente a lui viene praticamente, cioè se io lo viene donato, cioè se io lo regalo viene donato per preferenza, cioè praticamente è un buon segno, praticamente si viene regalato, in poche parole. Molto bene. Allora, come dicevo prima Maria Stella, i tre principali tipologie sono geranio zonale, che è il cosiddetto chiamato nelle nostre zone malbone, che ha un puntamento compatto e un fiore doppio. Poi abbiamo il geranio edera, che di norma viene chiamato così perché ha questa foglia molto simile ad edera e che ha un portamento semi-ricadente e abbastanza compatto. E poi l'altro tipo, che è uno dei più richiesti da tutti, è il famoso geranio parigino, che è portamento a cascata, proprio ricadente, con un fiore praticamente scempio. Loro sono i tre, diciamo, tipologie più conosciute. Poi passiamo alle altre due, meno conosciute, ma non per altro molto belle anche da vedere e da sentire. Il perché è questo. Allora, abbiamo il geranio macranta, che praticamente ha dei colori vistosissimi, molto scuri, ed è chiamato comunemente anche come geranio farfalla. Poi abbiamo per ultimo il geranio doloso, che praticamente sono quei gerani che hanno delle leggere profumazioni di agrumi, di limone, che sono molto fastidiosi praticamente alle zanzare. Ecco che questi tipi di gerani qui sono apprezzati tantissimo a livello di anti-zanzare. Ah, ecco, quindi Roberto, fammi capire, non tutti i gerani sono anti-zanzare. Allora, l'odore stesso del geranio crea dei problemi a tantissime tipologie di insetti a noi dannosi, quindi un po' a tutti dà fastidio, però questa particolarità del geranio doloroso, che se tu fai caso tutto a livello di antizanzare un po' ha queste profumazioni di limone, di agrumi, di cedro, ecco che questi qui se vengono sfiorati emanano questo odore di limone a cui le zanzare proprio dà un fastidio enorme, quindi staranno sempre lontano da dove essi loro sono praticamente. Ah, ecco, quindi anche questo è un aspetto positivo. E, i gerani, cosa ci puoi dire in merito all'annaffiatura, allora, ad esempio? Intanto le annaffiature sono importantissime e, come diciamo da sempre, è giusto annaffiare bene. Non troppo, ma neanche idrici, nei momenti in cui è molto caldo, nelle nostre estate molto torride, praticamente fanno sì che si surriscaldi e fanno marciume radicale, praticamente lì cominciano ad avere degli effetti tipo marciume, e questa è la cosa più sbagliata. Poi fondamentale al momento del trapianto, che loro possono essere situate sempre sia a terra che in vaso, è bene usare dei terricci di qualità, abbastanza torbosi, con argilla,
in modo che si crea un terreno ricco di humus e di fertilità, però anche non annaffiare tantissimo, che come dicevo prima è quasi il senso opposto. E un'altra cosa importantissima che non ci stanchiamo mai di dire sono le annaffiature, Maria, le concimazioni, scusate, che per le piante dei gerani sarebbe meglio poterle fare ogni 15 giorni a partire da marzo e fino a ottobre. Ah, ecco. E per chiudere, Roberto, per quanto invece riguarda la luce. Allora, da noi gerani amano tantissimo il sole, quindi posso dire più sole hanno e meglio è. Ti posso aggiungere questa cosa qui, i gerani praticamente si moltiplicano solo per talea, ecco che loro, se per dire io mi voglio divertire per poi poterli moltiplicare, ogni anno devo prendere dei piccoli pezzetti, usare degli ormoni radicanti, che sono praticamente un prodotto che fa sviluppare parte radicale nuova, nei vasi con del terriccio molto torboso, e tutti gli anni noi potremmo fare, se ci vogliamo divertire, anche delle nuove piante addirittura da noi stessi. Oh, ben a sapersi. Grazie Roberto, grazie Italia. Ci sentiamo Grazie lunedì a te, prossimo. Maria Stella, grazie a tutti, buongiorno. Buongiorno. Noi a questo punto ci andiamo a guardare lo spuntino di Susanna Cutini e di Alex Revelli che per noi hanno intervistato Gianluca Tomasi sui valori della cucina italiana.